Penso che l'atmosfera che cercavi l'ho realizzata, dai. Sai, le luci sono a posto. Ho messo il Babbo Natale nel giardino, le stelle di Natale nel vialetto e poi ho aperto le stanze dei ragazzi, ho fatto circolare un po' d'aria e ho avviato i riscaldamenti. Pensa che in ognuno ho messo un piccolo albero di Natale e un mini presepe. Senti, ti va di fare un giro di perlustrazione, te la senti? Ma certo. Dai, io non pensavo che fossi arrivato a questo punto. Sì, lo so, la decisione è stata difficile, però non credevo fosse andato così avanti. Allora io, scusa, mi domando, perché non me ne hai mai parlato, eh? Un segreto tra di noi, ma a che cosa serviva? Dimmelo. Intanto pensavo di aver gettato via il libro e il biglietto, poi perdonami per aver avuto quella tentazione e per non avertene parlato. Adesso però vieni, siediti, altrimenti ti stanchi, dai. Io mi siedo quando lo decido io. E poi in questo momento sono molto più arrabbiata che stanca. Ma che dici? È passato tanto di quel tempo, noi siamo ancora insieme. Poi io l'Australia non l'ho mai vista neanche in cartolina, dai. Oh, adesso è Natale! Ci siamo tutti! Sì, Alba, sei unica. Solo tu riesci a creare questa atmosfera, pure tu, Vale, con questo profumino. Grazie. Zia, mamma e papà ti mandano gli auguri. Ah, grazie. Ma no, è un video! Scusa, vieni qui, ti faccio vedere. Sì. Momici, a chi limo? Buon Noel, a chi limo? Fantastico, fantastico. E insieme agli auguri ti mandano anche questa bottiglia di champagne francese, originale, vero? Sa passare. Quelle donne invece! Ma lo puoi capire che non sei più una ragazzina? Questo lo dici tu perché non puoi guardare dentro il mio animo gentile, quasi infantile. Senti, come possiamo fare per cambiare gli auguri dei tuoi genitori? Sai, pensavo a qualcosa di tecnologico, tu sei così bravo. Facciamoci un selfie con Gesso! Vai, 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 dai, ragazzi! Tutti qui! Siamo a posto, eh? Quando sei bella, sempre più donna. Allora mi trovo un po' cambiata, eh? Ma che cos'è questo lei? Scusa, appena sentito di dire che sono una ragazzina. Vabbè, e allora tanti auguri, zietta. Grazie. L'hai voluto tu, eh? Ma certo. Per Natale, per la gamba soprattutto, Madonna, guarda. Grazie. Ma non è che mi sono presa troppo confidenza? Ma no! Ma devi dirmelo, perché ma sennò... Ma no, figurati! Falla sedere, dai! Vai a prendere un po' d'acqua, dai! Fatto il succo, dai! Beatrice, che hai fatto? Come ti sei? Amore! Ragazzi, fatela respirare un po', ecco, e tu, ecco, dai, che hai fatto? Ok, gira la testa, che ti sei? Ti hanno dato fastidio la macchina? No, tranquillo, è soltanto un calo di zucchero, tranquillo. Sì, sì, un po' di pressione basta, state tranquilli. Un bacio, tutti e due qui. Il diavolo è l'acqua santa. Io sarei l'acqua santa, immagino? Sì, come di che parlavate, di bello? Ma le solite cose, mamma, papà, e ovviamente di Capodanno. Capodanno! Eh? Verrò, non so come, ma verrò. Ho troppa voglia di sciare, che dite, posso? Ma certo che puoi! Lo sai che chiunque ami la montagna, a casa di papà è sempre il benvenuto. Sì, e poi le vacanze di Natale sono sempre il massimo con una famiglia così. Ma a proposito, voi due non stavate progettando un viaggetto insieme? Giusto! Sì, ci stiamo lavorando, stiamo scegliendo gli itinerari che vadano bene per tutti e due. Ah, cioè? Sì, ho capito, va, opere d'arte e bene d'arte. Ma no, noi vogliamo solamente stare insieme, vogliamo condividere esperienze estreme, tutto qui. Estreme? Ma certo. Cosa intendi per estreme? Scusa, tu lo sai che mamma pretenderà che facciate esperienze estreme solo dove prende il telefono, vero? Sì, sì, sarà... Certamente si spaventerà, però sarà felice di vedermi viaggiare. Era una di quelle cose che ha sempre sognato di vedermi fare. E poi c'è lui che mi guarda. Cosa? Vorrà dire che se quella poveretta sarà un po' tranquilla, è perché ci sei tu che guardi Filippo. Vabbè, fatti dire due parole. Io sono contento di partire con te. E sai perché? Perché quando tu eri... strano, non mancavi. E pensa che quando eri piccolo io facevo di tutto perché tu giocassi con me. Oh, sì, guarda, è così bello. La nostra vicina, molto presente. Cecilia, che ci facevi incastrata nella siepe? Io veramente ero passata a fargli gli auguri. Ah, nella siepe ci fai gli auguri. Ma vedo che state scartando i regali. Forse non è il momento opportuno. Pronto?
per me tu sei affascinante e desiderabile anche adesso con il gesso. E se non vado errato, qualche anno fa un incidente del genere non c'è stato di impedimento. Vedere i tuoi pensieri e seguire i miei ricordi. Vabbè, dai.